Host 2017, ci troviamo allo stand di S Caffè con le 3 S e siamo in compagnia di Matteo Biaggini, il responsabile marketing dell'azienda, che intanto invitiamo a salutare. Molto piacere, buongiorno a tutti. Matteo, voi siete qui come solito appuntamento, come in ogni fiera, al SIGEP ci siete, a Venditalia ci siete, a Host naturalmente ci siete. Host è la più importante fiera europea dell'hotellerie, della ristorazione, del catering, e proprio in merito all'Horeca voi avete un'offerta molto strutturata. Intanto, in 30 secondi, una breve storia di S Caffè. Beh, una breve storia di S Caffè deriva dalla, fin dalla nascita, una nascita piuttosto recente, relativamente recente. S Caffè nasce nel 79, è un'azienda bolognese e in questi 38 anni di attività è riuscita a svilupparsi occupando oggi una posizione primaria nel contesto Horeca Italia. Dobbiamo pensare che su circa 700 torrefazioni noi siamo tra le prime 10 e in sotto certi ambiti e sotto certi criteri tra le prime 5 in Italia, con un parco clienti intorno ai 7.000 serviti. Oltre a questo ci siamo sviluppati nel corso degli ultimi 10 anni notevolmente all'estero, che cresce in doppia cifra, per cui un percorso di crescita sia sull'Horeca Italia sia sulla distribuzione estero molto importante, insomma. E allora parliamo delle vostre divisioni. Voi siete qui con un'area dedicata all'Horeca, un'area un po' più piccola, un po' più contenuta, ma fortemente aggressiva, dedicata al vending. Assolutamente. Noi cerchiamo di presentarci in queste importanti manifestazioni come Host e SIGEP, individuando all'interno del nostro stand quelle che sono le aree dedicate a una particolare clientela, in modo tale che sia leggibile, navigabile, immediatamente identificabile. Abbiamo un'area all'Horeca, un'area dedicata alle nostre Michelin Grani, che sono il pillar dell'azienda, valgono l'80% e più del fatturato, con tutta la serie di Michel S, la nostra Michela Masini che è il top di gamma, la nuova selezione arabica che S Caffè non aveva, una selezione arabica molto particolare perché consente di raggiungere un risultato in tazza cremoso, corposo, superiore ad altre arabica presenti sul commercio. E così come, distinta dall'area Horeca, abbiamo creato un'area, come diceva lei, appunto dedicata al mondo del vending, su cui siamo entrati con un nostro sistema personalizzato dedicato che si chiama S Sistema Espresso, composto da macchine disegnate da Giugiaro Design e a sistema chiuso, quindi che possono funzionare soltanto con le nostre capsule, e da una gamma di capsule composta da 15 referenze fra caffè complementari. Sta andando molto bene. Oltre a macchine per caso ufficio abbiamo lanciato anche macchine professionali a due gruppi, che vanno sempre, che funzionano sempre a capsule, ed è, diciamo, l'area del vending è il braccio sinistro dell'azienda, ecco, mettiamolo così, per cui un braccio sinistro però che vogliamo si rafforzi parecchio e che diventi forte tanto quanto quello destro, e mi riferisco all'Horeca ovviamente. Perché là dove con l'Horeca non ci si riesce, entra in gioco la macchina con il monoporzionato. Se c'è un bed and breakfast, per esempio, ecco, tanto per fare proprio un mero esempio, che ha consumi minimali, non è giusto andare a cedere una macchina in comodato d'uso a 2 braccia, a 3 braccia, a 4 braccia, meglio lavorare con un prodotto monoporzionato. Certo, l'esempio è assolutamente calzante. Noi diciamo sempre che i clienti ideali per le capsule sono i basso consumanti di grani, ma in realtà sono poi gli alto consumanti in capsula, quindi va visto l'altro aspetto, no? L'altro lato della medaglia. Sono appunto bed and breakfast, ristorazione, chioschi, stabilimenti balneari, eccetera, che coi grani fanno un po' più fatica, perché il caffè in grani è un caffè che richiede un servizio, una manutenzione professionale, professionista. Diciamo, apro una parentesi in questo caso, qui al nostro stand, la terza area importante del nostro stand è dedicata alla formazione, concorsi di caffetteria professionale che noi teniamo tutti i giorni di fiera, sia qui che al SIGEP, e qui chiudo la parentesi, proprio per rafforzare il mondo della professionalità sul caffè in grani. Laddove il consumo dei grani non sostenesse, diciamo così, i consumi di questo tipo di clienti, sicuramente quello in capsule è l'ideale, con un caffè sempre costante, da chiunque sia preparato il caffè è sempre quello, e una manutenzione molto 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 più semplice di tutto l'apparato delle attrezzature. Anche perché voi avete visto lungo il caffè in grani, se non viene consumato una volta aperta la busta entro 24-48 ore comincia a perdere la sua fragranza ossidandosi. Matteo, grazie. Grazie a lei e piacere di averla conosciuta. Grazie Matteo. E allora amici, noi continuiamo, voi restate lì, abbiamo tantissimo altro da documentarvi con microfono e telecamera. Matteo Biaggini per S Caffè. Ciao a tutti.